Questo progetto Next Appennino, o comunque il piano nazionale complementare per l'area cratere, nasce proprio da una grande condivisione e anche una certa forza della struttura commissariale delle quattro regioni e anche del supporto dei sindaci che cercano di portare, diciamo, dentro questo comitato il discorso terra terra di quello che c'è bisogno nei territori, quali siano le priorità e quali siano le iniziative da intraprendere. Il PNC nasce dentro questo concetto di collaborazione dai territori, delle regioni e certamente anche del governo, che ha poi deciso di destinare una somma molto consistente al piano nazionale complementare delle aree cratere. Oltre a quello, come diceva Fabio, noi abbiamo avuto altri 160 milioni con il contratto istituzionale di sviluppo, sono risorse che sono andate ai comuni per portare avanti progetti di rivitalizzazione e ce ne saranno altri 50 che sono i risparmi della Camera, che andranno molto probabilmente a sostenere questo discorso della mobilità dolce, della valorizzazione, insomma, dei percorsi, dei cammini, del bike e quant'altro. Quindi siamo nati dentro questo concetto. L'altro aspetto era che abbiamo constatato che proprio nell'area cratere si mostra il maggior disagio di reattività all'innovazione, alla nascita di nuove imprese, anche all'economia circolare, allo sviluppo di politiche di economia circolare, e quindi per questo, insomma, si è cercato di lavorare molto su questo concetto, anche perché i comuni del cratere, i 183, sono sostanzialmente tutte le aree interne della nostra regione e anche delle altre, sostanzialmente, anche se non completamente rappresentate. Dicevo che oltre il miliardo che è andato ai comuni, ma che sono interventi che si vedranno a breve, perché il piano di rigenerazione 1, il primo, è in fase di attuazione, cioè siamo nella fase di appalto, sindaco, e quindi sono opere che i comuni hanno scelto come opere simboliche, importanti, per sviluppare le politiche di quel territorio. I 620 milioni invece che sono destinati al sistema dell'impresa in tutte le sue versioni, perché poi Paolo Pigliocelli ci illustrerà un po' queste 11 misure e le approfondirà anche dal punto di vista burocratico-amministrativo, devo dire che sono risorse mai viste in questi territori, anche perché è un territorio ristretto, non è tutta la regione. Ma in più noi dobbiamo pensare che tutto quello che oggi programmeremo, progetteremo, ideeremo, perché abbiamo questi stimoli, poi potranno essere anche utilizzati nel prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali. Ugualmente questa regione avrà a disposizione quasi 1,5 miliardi tra Fondo Sociale Europeo, Fondo di Sviluppo Regionale e Fondo Agricolo e Sviluppo Regionale, e quindi diciamo così che anche l'operazione che oggi facessimo non andasse a buon fine, certamente avremo una seconda chance immediata, perché tra l'altro i sei criteri fondamentali che sottendono al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono anche i sei temi dei fondi strutturali, quindi lavoreremo più o meno sugli stessi temi anche dopo. Ecco, quindi non buttiamo via, magari perché non abbiamo avuto il finanziamento, l'idea, anzi affiniamola, perché questo ci consente di avere un vantaggio successivamente. Dicevo che le misure sì sono importanti per l'ampiezza, ma io do questo concetto: sono importanti per la profondità, cioè nel senso che vogliono creare nuove radici allo sviluppo del territorio, non innestare su cose vecchie investimenti così che tendono a fare solo mura e immobili, ma di andare un pochetto più nella profondità. Nuove scelte,
nuovi progetti, nuova economia, giovani, perché su questo si basa anche tutta l'operazione. Devo dire che le misure B3.1, che sarebbe quella che poi parleremo, di cui parleremo sulla forestazione, sulla creazione di associazioni forestali, e la B3.2, che sono quelle degli investimenti, vanno in questa direzione. Devo dire che obiettivamente in questa regione noi abbiamo avuto poca cultura del bosco, delle risorse forestali fino ad oggi. L'abbiamo più intesa come una diciamo un'emergenza naturalistica, abbiamo cercato di curarlo il bosco ma con pochissime risorse a disposizione, mentre in pratica per sviluppare il bosco dovremmo dare anche una valenza economica, perché allora gli investimenti potrebbero moltiplicarsi nel tempo. Ecco, questa è un po' la strategia che secondo me dovremmo mettere in campo. Necessiteremo ancora di risorse per la manutenzione del bosco, per la programmazione, per la progettazione, per portare i boschi ad alto fusto, a essenze diciamo più importanti, ma dobbiamo anche pensare a generarne un'economia che possa riversare su questi territori ulteriori risorse e ulteriori attenzioni, perché se non c'è l'imprenditore che guarda questo modello, obiettivamente le attenzioni scemano anche da parte della politica. Certamente se è una cosa che non interessa a noi, non interessa manco poi a chi ci rappresenta e chi deve trovare le soluzioni per le risorse. Io traccio 5-6 temi su questa cosa, ma molto rapidamente. Dicevo che è necessario far diventare questi territori più resilienti con politiche mirate al ripopolamento. Parlo non solo di persone ma anche di imprese e di imprese innovative. L'agricoltura, il turismo, la forestazione, la valorizzazione delle produzioni forestali e diciamo così la valorizzazione anche dei servizi ecosistemici non sono scindibili assolutamente in queste aree per raggiungere il primo obiettivo, quello della resilienza. Questo traguardo, per quello che riguarda diciamo soprattutto la sfera delle aree interne, della valorizzazione del bosco, passano però attraverso alcune azioni e alcuni piani intermedi a cui noi dovremmo nel tempo anche apportare delle ulteriori novità. Occorre gestire in modo partecipato e sostenibile la risorsa legno, introducendo sostanziali incentivi all'associazionismo e alla progettazione integrata. Questo lo sostiene la misura 3.1, cioè noi possiamo creare delle associazioni fondiarie che riescano a coinvolgere anche i privati. Noi oggi stiamo facendo diciamo piani forestali soprattutto puntando sul demanio, sulle risorse pubbliche, perché molte volte le risorse boschive dei privati non ci vengono messe a disposizione, ma non perché quelle proprietà sono ritenute infruttifere, perché quelle proprietà sono sostanzialmente abbandonate, non ci creano problemi, e quindi non ci danno produzioni, e quindi le scordiamo, cioè il proprietario si scorda di averle. Questo succede nei miei territori, non so da voi. Quindi il problema è come coinvolgere i privati in un progetto di grande respiro per valorizzare la risorsa boschiva. E qui dovremmo anche chiedere alla Regione che cambi sostanzialmente la legge forestale, che oggi purtroppo non dà nessun obbligo ai proprietari inadempienti, cioè non c'è una penalizzazione per chi non fa nulla. E invece secondo me, siccome il bosco è una risorsa pubblica e difende servizi ecosistemici, dovremmo pensare a delle regole che penalizzino coloro che si disinteressano del bosco, non lo curano e non lo mettono poi a disposizione della comunità. Occorre creare le condizioni per avere maggiori sostegni economici, anche per fare le cure culturali, per la trasformazione in alto fusto e tutte quelle cose che noi oggi, fino ad oggi, abbiamo fatto col piano di sviluppo rurale.
sono risorse abbastanza esigue, che anche nel nostro obiettivo c'era quello che il bosco doveva essere trasformato in un bosco produttivo, ma se noi andiamo a questa velocità ci arriveremo l'anno di mai, ci arriveremo troppo tardi per quello che vogliamo fare oggi, quindi un'accelerazione anche di queste misure. Sostenere poi le filiere boschive, quelle di cui già un po' si è detto, e questo la misura B32, questa che poi Paolo illustrerà in profondità, ci danno, pensando a che le produzioni boschive possano diventare materia prima per altre trasformazioni industriali e altre utilizzazioni. Appunto la norma prescrive la filiera perché obiettivamente c'è bisogno di filiera, perché gli attori sono diversi e però dobbiamo cercare di metterli insieme. Occorre sviluppare professionalità e capacità imprenditoriale delle imprese boschive locali, anche questo c'è bisogno perché è carente quello che abbiamo. Si contano su una mano le imprese boschive delle Marche o comunque che gestiscono la risorsa legno e la valorizzano, quindi bisogna spingere su questo. Bisogna creare più filiere perché il prodotto del bosco può avere più utilizzazioni e noi dobbiamo sfruttarle tutte, non solo una, perché una da sola potrebbe non essere remunerativa, quindi devo pensare a produzione primaria, sottoprodotto, valorizzazione alla fine anche dal punto di vista energetico delle risorse residuali. Franco, a chiudere. Dico anche questo, che oggi noi stiamo parlando tutti di comunità energetiche. È un'idea, è una bella cosa, seppur in questo paese insomma manca sempre l'ultimo miglio per arrivare a segno. Non abbiamo le norme, non abbiamo la delibera di ARERA che ci dice come dovranno funzionare eccetera, però ritengo che una parte della risorsa boschiva, quella da destinare per esempio alla produzione di calore o energia, sia fondamentale per realizzare delle vere comunità energetiche che possano sfruttare tutti gli incentivi, perché la sola risorsa sole o vento non riesce a coprire nell'arco delle 24 ore in cui valutiamo il contributo della comunità energetica, e questo potrebbe essere, questa interconnessione potrebbe essere veramente un altro dei vantaggi incredibili che abbiamo su questo versante. Termino solo per dire che ANCI Marche, e porto qui i saluti anche della Presidente Mancinelli, ha condiviso questa azione di comunicazione sui territori. Devo dire che questo tavolo è un tavolo forte, a cui tutti voi potete rivolgervi. Ognuno di noi certamente ha una specifica, ma ognuno di noi può coinvolgere l'altro nel problema che magari emerge dalle situazioni contingenti. Ecco, quindi volevo rassicurare il sindaco Stangoni che ci stiamo anche molto preoccupando dei comuni molto più danneggiati rispetto a quelli. Lo abbiamo fatto sino ad oggi e anche in modo molto preponderante, insomma, ecco, per il futuro si continuerà su questa linea, ma oggi dobbiamo augurarci che ci sia un governo che ci metterà a disposizione gli altri 4 miliardi che mancano per la ricostruzione pubblica, Franco. Perché quello è, la privata è andata, insomma, è ok. No, grazie a tutti e mi scuso della lungaggine.